L'amministrazione comunale di Baronissi sostiene l'iniziativa dell'associazione Atena C'è anche Annuccella per favorire l'aiuto delle persone disagiate. Assessore Picarone, una iniziativa importante quella di questa sera. Assolutamente sì, io ringrazio l'associazione Atena per l'impegno che ha profuso in questa manifestazione nell'organizzazione e ha chiesto la collaborazione del comune di Baronissi. Noi come comune stiamo cercando di dar vita a tante realtà che aiutino i cittadini, perché da soli come amministrazione locale è davvero difficile. Oggi si può dire che chi fa l'amministratore pubblico, soprattutto a livello locale, più che un politico è un missionario, e noi ci sentiamo tanto missionari. Come pochi soldi e tanti problemi. Infatti, con questi ragazzi che si impegnano in forma volontaria ci danno davvero una grande mano, soprattutto noi l'abbiamo vissuto nel periodo Covid, dove con loro e si spera con tante altre associazioni l'aiuto alle famiglie è sicuramente il risultato più forte e più importante. Ecco, da questo punto di vista come è messo Baronissi? Cioè, voglio dire, la situazione è grave anche dopo l'emergenza Covid dal punto di vista della povertà? Allora, Baronissi si può dire che è un'isola felice dal punto di vista delle politiche sociali. Noi però stiamo cercando di elevarlo ancora di più, di dare un cambiamento culturale al senso di politiche sociali. Appunto, che quando si parla di politiche sociali è sempre un qualcosa di molto misterioso e molto largo come impegno. Noi stiamo cercando di entrare culturalmente nella mente dei cittadini, perché il primo promotore e fautore del politicamente corretto in ambito sociale è il cittadino. Quindi se il cittadino non è cronico ma ha un problema e chiede l'aiuto del comune, il comune si presta e si presta anche in maniera forte. Con i cronici invece diventa un po' più complicato. Quali saranno i progetti futuri del suo assessorato? Dal nostro punto di vista, le politiche sociali, noi abbiamo dato una grande mano con il Covid, abbiamo cercato di togliere quella parte di assistenzialismo che secondo me in politica è sbagliato. Come dicevo poc'anzi, il cronico va messo un attimino da parte per aiutare in maniera forte il cittadino che ha il problema serio, una tantum, in maniera occasionale, diciamo così. Siamo al Grazie. Museo Frac di Baronissi, dove questa sera l'associazione Atena presenta un progetto di solidarietà, chiama a raccolta tutta la comunità locale. Per il progetto sociale c'è anche Annuccella. Siamo con il presidente Giovanni Pio Sapere. Perché questa iniziativa? Buonasera a tutti. L'iniziativa nasce per onorare, ovvero in memoria della nostra concittadina Annuccella, Anna 40, e proprio per abbiamo abbracciato i suoi modi di essere gentile e così educata con tutti. Infatti questo progetto avrà l'obiettivo di puntare all'integrazione sociale, sostenere anziani, bambini, persone bisognose. I fragili, insomma. I fragili, sì, esatto, e punteremo proprio appunto a questo, ad aiutare proprio le... Ecco, queste iniziative, quantunque benevole, hanno necessità, hanno il supporto delle istituzioni. Ecco, chi vi è vicino in questo progetto? Beh, sicuramente il comune ci sarà, il comune di Baronissi sarà al nostro fianco, anche gli enti, altri enti di Baronissi, poi sicuramente abbracceremo la popolazione per magari segnalazioni o altro per chi ha bisogno. Presidente, ovviamente è inutile nasconderlo che l'emergenza Covid ha aumentato le necessità, ha aumentato le povertà, ha aumentato i disagi e i problemi delle persone più deboli, è così? Certo, infatti ci siamo dati molto da fare durante l'emergenza Covid attraverso consegne di domiciliari, spese o qualsiasi cosa ci siamo messi a disposizione della popolazione, appunto di chi avesse più bisogno, proprio per cercare di fare il possibile, aiutare chi magari non, per vari problemi non poteva muoversi o altro. Certo. Ecco, ne faccio una domanda di carattere personale. Si dice che far bene fa del bene, fa stare bene. Ecco, cosa spinge, lei è giovane, un giovane, a impegnarsi nel sociale, a impegnarsi a favore degli altri, dei poveri, degli ultimi, dei disagiati? Beh, sicuramente appunto far bene aiuta a star bene.
durante questa pandemia, diciamo, che ha colpito un po' tutti, è stato un senso di forse quasi bisogno, avere le possibilità di aiutare il prossimo e perché non farlo, proprio appunto mettendo insieme un gruppo di ragazzi appunto con l'associazione Atena abbiamo cercato di dare il massimo e di aiutare più possibile, ecco, chi... aiutare anche attraverso altre associazioni che operano sul territorio, penso alla Croce Rossa, l'associazione di volontariato. Certo, sì, poi ognuno ha dato il suo contributo, abbiamo fatto il possibile, ci siamo riuniti un po' tutti, le altre associazioni del territorio, ognuno con un determinato compito attraverso, non so, consegne a domicilio, di farmaci o cibi, qualsiasi cosa, sì, con l'aiuto comunque di tutte le associazioni. Presidente, sapere, ma è alta la necessità di bisogno qui nel comune di Baronissi? Beh, attualmente durante la pandemia sì, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Diverse segnalazioni, abbiamo comunque riscontrato un bel po' di bisogno. Spero che comunque siamo riusciti a fare il possibile, sperando chiaramente che le situazioni di bisogno diminuiranno, perché comunque significa che le cose vanno meglio.